Mirarco dovrebbe essere già dei nostri da oggi. Gianmarco Centonze è un portiere del 2000, ex Lecce e Francavilla, stiamo cercando di tesserarlo, a breve potremmo dare l'ufficialità e ci stiamo concentrando su questi due, 2002, la Macchia e Massari, che siamo ripartiti con un entusiasmo incredibile. La vittima sacrificale certamente il Nardò non la vorrà fare, cercheremo di dare fastidio a tutti, di ottenere quanto prima la salvezza, soffrendo pochissimo rispetto all'anno scorso e poi cercando di essere, come hai detto tu, una rivelazione, perché stiamo lavorando tantissimo ed è giusto che i nostri sforzi, sia a livello tecnico che a livello societario, vengano premiati. Quindi di certo faremo la nostra parte, come è giusto per la storia di una società, insomma, antichissima, e quindi una società gloriosa come il Nardò. È giusto che il Nardò faccia la sua parte nel campionato di Serie D, nel girone H, come ha sempre fatto, quindi con grande onore. Non si può assolutamente dire che il livello del girone H, come dovrebbe essere quello delle Pugliesi, è un livello inferiore agli altri anni, assolutamente. Io dico invece che il livello è molto, forse, più equilibrato degli altri anni, perché questa emergenza Covid, secondo me, non ha fatto spendere risorse infinite alle società, ma le ha fatte equilibrare. Quindi girone H della Serie D sarà difficilissimo, bellissimo, intrigante come sempre.